educatore familiare, così a me non va bene. Preferisco non dire più parole di conforto tra voi figli e vostra madre, che vi ha contrastati contro la mia volontà di continuare a fare la parte del papà. Spero di non vederla mai più, quella crudele donna, rovinandomi l'umore e la mia piccola modesta vita, regalandovi oggi la sua personalità di mamma papà. Continuerò a vivere la transitoria vita finché il mio Dio destino lo vorrà, ma senza più la vostra vicinanza. Buona fortuna, figli lontani, senza dimostrarmi più il vostro sentito amore, ma solo freddezza dal vostro adesso crudele cuore. La mia diffidenza reagisce in base a come scrivete di voglio bene, non vedendovi sentire né parlare personalmente. L'aiuto psichico adesso serve solo a voi. Siete solo carichi psicologicamente, dettati dall'esterno. Pensate a quando tutto questo sarà finito, come vedrete la futura vita. Io da neutralista cristiano, e voi tenetevi ben stretto il vostro beniamino papà, dandovi ancora spunti di alta qualità, in saggia saggezza, per un mondo migliore, destinato a chi sa apprezzarlo, come da essere umano sa fare. Un bravo collaudatore, Pietro Paolo IV, poeta naif salentino, editore Pame, sigillo d'autore, cordialità. Educatore familiare, così a me non va bene. Preferisco non dire più parole di conforto tra voi figli e vostra madre, che vi ha contrastati contro la mia volontà di continuare a fare la parte del papà. Spero di non vederla mai più, quella crudele donna, rovinandomi l'umore e la mia piccola modesta vita, regalandovi oggi la sua personalità di mamma papà. Continuerò a vivere la transitoria vita finché il mio Dio destino lo vorrà, ma senza più la vostra vicinanza. Buona fortuna, figli lontani, senza dimostrarmi più il vostro sentito amore, ma solo freddezza dal vostro adesso crudele cuore. La mia diffidenza reagisce in base a come scrivete di voglio bene, non vedendovi sentire né parlare personalmente. Aiuto psichico adesso serve solo a voi. Siete solo carichi psicologicamente, dettati dall'esterno. Pensate a quando tutto questo sarà finito, come vedrete la futura vita. Io da neutralista cristiano, e voi tenetevi ben stretto il vostro beniamino papà, dandovi ancora spunti di alta qualità, in saggia saggezza, per un mondo migliore, destinato a chi sa apprezzarlo, come da essere umano sa fare. Un bravo collaudatore, Pietro Paolo IV, poeta naif salentino, editore Pame, sigillo d'autore, cordialità.